Come probabilmente molti di voi sanno, oggi alle 11 di mattina circa sarebbe dovuto finire il mondo. Un buco nero avrebbe dovuto inghiottirci tutti. Ma ora sono le 11 di sera e io sono ancora seduta alla mia scrivania. Vi starete sicuramente chiedendo perché il modo in cui dico queste cose fa pensare al fatto che io abbia quasi sperato nella fine del mondo. E ve lo spiego subito. Questa notte, quasi affascinata da questa notiziona, mi sono messa a pensare alla mia vita. Chi mi conosce sa che ho tantissima paura della morte, perché ho paura di raggiungerla con l'ansia di non aver fatto tutto ciò che avrei voluto fare. So che ho solo 17 anni, ma le mie esperienze di vita mi hanno insegnato che un giorno potrei svegliarmi con l'intenzione di andare a scuola e poi non tornare più a casa. Sì, perché a mia mamma è successo proprio questo. Non che stesse andando a scuola, anzi, stava andando al cinema. Ma io avevo appena 5 anni e lei aveva finalmente ottenuto il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Io dormii a casa di mia nonna, ma quella notte fu davvero strana. Continuavo a svegliarmi perché sentivo che qualcosa non andava. Avevo uno strano presentimento, così continuavo a girarmi e rigirarmi nel letto. E poi riuscii ad addormentarmi. Ad un tratto, gli occhi mi si aprirono di scatto e senza riuscire a controllare il mio corpo, mi ritrovai in cucina. Lì, mia nonna e mia zia stavano sedute immobili come statue. L'atmosfera era irrespirabile. Sentii una stretta allo stomaco e poi mi dissero: «La mamma è in ospedale, papà ce l'ha portata perché aveva mal di pancia». Certo, perché non è il caso di dire a una bambina che i suoi genitori hanno avuto un incidente gravissimo e che stanno appesi a un filo tra la vita e la morte in ospedale. Per fortuna, papà si riprese presto. Ma la jeep guidata da dei ragazzi ubriachi non aveva risparmiato la salute della mamma. Sì, mia mamma non si è ripresa. Lei è rimasta appesa a quel filo. Ora sorride, mangia, beve, ma non si alza dal suo letto. Non so perché questa sera ho deciso di aprire il mio cuore. Forse perché stavo scoppiando. Forse perché a volte mi rendo conto che mi manca qualcosa. O qualcuno. Ho scoperto che mia mamma aveva grandi progetti per noi due. Saremmo state un po' come le ragazze del telefilm, una mamma per amica. E per un po' di tempo lo siamo state. Mia mamma era davvero come il personaggio della serie televisiva. Ma dopo l'incidente, io sono diventata praticamente l'opposto di quello che sarei diventata stando al suo fianco. Non che papà non mi sia stato vicino, anzi, lui è una persona fantastica. Ma è ovvio che la figura femminile, fondamentale nella vita di ogni ragazza, mi sia mancata. Ma oggi, io sono una ragazza felice. In questi ultimi mesi ho capito un sacco di cose. Ed è per questo che se oggi fossi morta, non mi sarebbe dispiaciuto, perché finalmente, per i 17 anni che ho, sento di aver fatto abbastanza. Oggi avrei abbandonato questo mondo senza pentimenti, o meglio, senza troppi pentimenti. Sembro pazza? Probabilmente lo sono, ma dopo tutto un po' di follia nella vita ci vuole. Chi ce lo fa fare di soffrire per dei sogni che non si avverano, per delle persone che ci mancano, per quello che vorremmo essere ma non siamo? Perché continuare a vivere nella monotonia quando si può provare una sensazione unica come quella di essere risucchiati da un buco nero? Dopotutto, moriresti con il brivido dell'emozione, molto meglio che morire in ospedale o per la strada. E soprattutto, in quel momento il tuo unico pensiero sarebbe quello di sapere cosa ti aspetta, che cosa c'è oltre. Non ti preoccuperesti di salutare i tuoi parenti, i tuoi amici e di fare quelle poche cose che il tuo fisico anziano o ammalato ti permette di fare in quegli ultimi minuti di vita. No, perché sapresti che in quel dopo li rivedresti tutti, perché anche loro stanno abbandonando la realtà. A volte penso che ci vorrebbe un grande orologio che segnasse quanto tempo manca alla fine del mondo. Se tutti sapessero quanto tempo manca alla loro fine, allora farebbero tutto ciò che desiderano senza rimandare e senza pensare ai sé e ai ma.
Pensate a voi stessi, a quante volte avete rinunciato a qualcosa temendo di fallire. Vi siete detti, tanto avrò altre occasioni. Io stessa faccio così. Per fare un esempio semplice semplice, quante volte ho rinunciato a dei ragazzi per paura di essere rifiutata? E poi, magari, quando era troppo tardi, mi sono resa conto che quel ragazzo mi piaceva davvero. E così vorrei tornare indietro nel tempo, per rimediare, fare il passo che ho avuto paura di fare. Ma se avessi avuto un ultimatum, probabilmente non mi sarei arresa tanto facilmente. Se la cosa fosse andata in porto, ne sarei stata felice. Ma se fosse stato un fallimento, non mi sarebbe importato più di tanto, perché sarei stata al corrente che le nostre vite tanto stavano per finire. Oppure, basta pensare a quando ho scoperto di avere un tumore. I primi 5 minuti ho pianto a dirotto, ma poi ho pensato solo a divertirmi. Avevo 1 mese per fare ciò che volevo. Poi avrei dovuto affrontare un'operazione piuttosto pericolosa. E sembrerà strano, ma quello è stato il mese più intenso e bello della mia vita. Ho fatto di tutto, anche cose alle quali in circostanze normali avrei rinunciato. Penso che se avessimo tutti una data di scadenza, allora vivremmo più serenamente, senza troppi pensieri. Mentre così, da un lato abbiamo l'ansia di morire da un momento all'altro, e dall'altro lato ce la prendiamo troppo comoda. Stamattina, quando contavo i minuti mancanti alle 11, non ho fatto quello che avrei fatto se il mondo stesse per finire. Ma non l'ho fatto perché sapevo che probabilmente era solo una farsa. Se ne avessi avuto la certezza, sarebbe stata la prima volta nella mia vita in cui avrei saputo cosa fare. È triste ammetterlo, ma effettivamente la morte è l'unica cosa certa della vita.